L'interesse segreto del Prince Harry è stato rivelato la scorsa settimana dopo che un'immagine sorprendente è emersa durante il fine settimana con esperti reali che credevano che il reale stesse entrando in una passione degli Stati Uniti. I presentatori royali statunitensi Christine Ross e Christina Garibaldi sono rimasti sorpresi dopo che è emersa un'immagine del principe Harry al Super Bowl, poiché non sapevano che i reali del Regno Unito fossero interessati al gioco americano. La signora Ross ha detto che mentre la NFL aveva una base di fan nel Regno Unito, non era affatto grande come il calcio o il rugby ed è stato ripreso che il principe Harry ha scelto di guardare. La signora Garibaldi ha anche osservato che è stato bello vedere il principe Harry aveva ancora uno stretto rapporto con la principessa Eugenia, che è stata anche vista all'evento sportivo con lui. Intervenendo a Royali US, Garibaldi ha discusso dell'immagine del principe Harry al Super Bowl e ne ha analizzato l'importanza. La signora Garibaldi ha detto, il principe Harry ha fatto un'apparizione a sorpresa al Super Bowl 2022 a Los Angeles con suo cugino. Voglio dire, penso che siamo piuttosto sorpresi di vedere Harry al Big Game. La signora Ross ha risposto, sono rimasta davvero sorpresa. La NFL ha un grande seguito nel Regno Unito, intendo ovviamente non così grande come il calcio o il rugby. Ma anche mio marito, che è inglese, è un grande tifoso di football americano, quindi mi piace pensare che Harry sia una specie di segreto, scommetto che ci sta entrando. Sai, c'è una partita importante che guardano a casa loro. Ho adorato vedere Eugenie con Harry, davvero per mostrare che è ancora in contatto con la sua famiglia, che ha ancora questi stretti rapporti con i suoi cugini. E di tutte le persone di cui hai visto le foto al Super Bowl non era quello che mi aspettavo. La signora Garibaldi ha ricordato agli ascoltatori che il principe Harry e la principessa Eugenie hanno una relazione intima da un po' di tempo ed è stata felice di vederli continuare.